sue considerazioni sul Cagliari che ha sconfitto il Casarano. Intanto la squadra è apparsa abbastanza robusta e sufficientemente tecnica per disputare un buon campionato, se non addirittura per tentare di inserirsi nella lotta per la promozione. La seconda considerazione riguarda Pani. Il giocatore è utilizzato appena mezz'ora con Fulgiarre e 45 minuti ieri contro il Casarano ha dimostrato di meritare ampiamente la maglia di titolare. Con Pani in campo il Cagliari acquista in pericolosità e fantasia. Anche ieri Pani è andato molto vicino al gol del 2-0 e ha fornito a Provitali una splendida palla gol che il centravanti ha sciupato. Un buon Cagliari in definitiva e un ottimo Pani che merita maggiori attenzioni da parte di Ranieri, soprattutto nelle partite interne ma anche in trasferta. Un Cagliari dunque che ha fatto dimenticare immediatamente la sconfitta di Giarre, una sconfitta che è costata 2 punti in classifica e un calo di entusiasmo tra i tifosi. Dai 3.688 paganti della partita con la Salernitana si è passati, nonostante l'ampliamento delle tribune, ai poco più di 3.000 di ieri. Più di 600 paganti meno. Siamo certi che il successo sul Casarano, ma soprattutto la buona posizione in classifica e la definitiva sistemazione dello stadio Amsicora, fino all'ultimo si è rischiato di non poter giocare, riporteranno entusiasmo tra i tifosi e molte certezze. Ma vorremmo anche che Ranieri credesse di più nella squadra che la società gli ha messo a disposizione. Possiamo essere d'accordo sul fatto che la Serie C è un campionato terribile e che basta una sconfitta per ritrovarsi nei bassi fondi della classifica. Ma il Cagliari non può vivere alla giornata. Gli arrivi di Giovannelli, De Paola, Provitali, Cappioli e ora anche quelli di De Amicis e Piovani consentono di guardare il futuro con un certo ottimismo. Alla lunga si potrà anche fallire l'obiettivo della Serie B, ma rinunciarvi in partenza sarebbe un gravissimo errore.